nel segno della pace 5 minuti di pausa per ricordare il conflitto russo-ucraina anche nel campionato di terza categoria. Nel girone E, Lipunti, insieme al Codaruina, guida la classifica grazie alle vittorie casalinghe nei confronti dello Sporting Padulledda per quanto riguarda i sassaresi 2-0 il risultato finale e degli Ampuria del Codaruina 4-1 nei confronti della Fulgor Sassari, fanalino di coda. Subito dietro abbiamo l'Andrea Doria, che nel match contro il Saramonte ha designato la terza incomoda pretendente al primato nei confronti delle prime in classifica grazie a un 2-1 combattuto e degno di altri palcoscenici. Corsari, turitani della Castiglia, che si sono imposti fuori casa 2-1 contro l'Isola Rossa, superando gli anglonesi in classifica. Infine, nel posticipo domenicale, 10 gol sono andati in scena in terra romangina tra Santa Lucia Sennori e la Ciaccia. Il 7-3 a favore dei senoresi rilancia in classifica la squadra del Santa Lucia. Nel girone F tutto è stato ridimensionato grazie alla vittoria casalinga della Tiesina nei confronti della prima della classe, lo Sporting Uri, con un roboante 5-0. Subito dietro il centro storico Sassari che è andato a imporsi fuori casa per 1-0 nel campo della Willier. Corsaro il Minerva che si è imposto 3-1 nel campo della Giugno Rozzirese. Si sono divise la posta in palio Nuggia di San Nicolò e Deportivo Badelonga grazie a un 2-2. Infine, nel derby della Nurra, il Santa Maria Regina Tottubella è ritornata alla vittoria grazie al 4-0 nei confronti dei Corallini dell'Alghero 1945.